Ragazzi, abbiamo aspettato per mesi questa notizia e finalmente un leaker forse ha portato a galla tutto. Infatti quest'oggi in questo video andremo a vedere questo leak che ha pubblicato il noto leaker Inside.Onion sul suo canale YouTube e che a quanto pare sembra annunciare il prossimo gioco Pokémon. Ragazzi, questo utente sembra che abbia avuto in qualche modo, diciamo, accesso a una pagina di Serebii che in questo momento non è visibile a tutti. Non c'è da stupirsi in quanto questo leaker, diciamo, è famoso per le sue abilità di hackeraggio dei siti. Di conseguenza potrebbe tranquillamente aver ottenuto l'accesso in un modo più o meno legale a queste pagine di Serebii che non dovrebbero essere note a nessuno. Difatti questo video ve lo faccio veramente molto veloce perché questa pagina potrebbe scomparire subito e la notizia potrebbe non diffondersi. Questo video mi è stato segnalato da un'iscritta nella giornata di ieri sera che mi ha mandato appunto il link e sembra davvero una pagina di Serebii a tutti gli effetti, con degli screen incredibili e con una grafica stupenda di un futuro gioco Pokémon. Quale sia questo gioco non lo possiamo sapere per il momento, possiamo solo vedere che ci sembra essere in una prima immagine una battaglia tra un Groudon e un Deoxys, nella seconda immagine ci sono tre leggendari, ossia Latios e Rayquaza che vola sopra di loro. Abbiamo poi una scena di una battaglia presumibilmente in doppio con Lucario e Gyarados e poi abbiamo due scene veramente inedite di un Pikachu e i tre starter di Kanto che non sembrano essere messi lì a caso, che sembrano, diciamo, nell'overworld normale. Sembra davvero un gioco spettacolare. Non possiamo ancora sapere se è una grafica di ottava generazione, se è un gioco, diciamo, con una grafica in stile Pokémon, ma sicuramente, ragazzi, si tratta di un nuovo titolo Pokémon. La notizia sembra davvero attendibile in quanto questo leaker è veramente un leaker di cui ci si può fidare. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa situazione. Potremmo davvero essere davanti a un nuovo titolo Pokémon che da questi screen sembra davvero promettere bene. In descrizione troverete il video di questo appunto Inside.Onion che ha caricato questo particolare leak. Vi invito ad andarlo a vedere per verificare anche voi la veridicità di tutto quello che vi sto facendo vedere. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento qui sotto esprimendo la vostra opinione e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!